molto interessante. All'interno del DEFRA, fra l'altro, si è fatto spazio alla presentazione degli indicatori del BES, come avevamo discusso poi l'anno scorso, che fa dei raffronti fra i livelli della nostra regione e i livelli nazionali, che danno e offrono sicuramente degli spunti di riflessione e dei possibili indirizzi che possiamo assumere. L'altra parte poi, vabbè, sono gli obiettivi divisi in macro aree. Quindi sicuramente, come dicevo, questa ricchezza di dati aiuta a fare delle analisi. Forse in qualche punto si poteva essere un po' più sinceri, perché ad esempio quando parliamo delle fusioni dei comuni citiamo i successi di quanti comuni abbiamo fuso, ma non citiamo di quanti insuccessi. Non che questo voglia dire il processo non funziona, ma come spero e mi sembra sia stata iniziata una riflessione, questo serve a capire che sul processo delle fusioni, facendo il netto fra quello che è successo di fusioni e quelle che non sono riuscite, un'analisi maggiore e quindi un ritaramento dell'obiettivo va sicuramente fatta. Come ad esempio alcuni dati scritti in un certo modo lasciano un po' perplessi, perché ad esempio si cita che nel 2016 i finanziamenti per la scuola e per le viabilità nelle province sono aumentati, come se fosse un dato positivo, mentre tutto quest'anno abbiamo sentito giustamente e con forza la lamentela che quei trasferimenti sono ridicolmente insufficienti, da parte dei presidenti delle province, che quei finanziamenti sono ed erano insufficienti. Quindi sicuramente nelle analisi bisogna essere sempre un po' più, fra virgolette, sinceri, come quando ad esempio si dice che si parla di attuale contesto normativo riguardo alle autonomie e alla sperimentazione istituzionale, si dice in attesa dell'entrata in vigore della legge di riforma costituzionale. Bene, un'analisi sul fatto che quella riforma è fallita e cosa succede da adesso in avanti, secondo noi non è del tutto sviluppata. E qui vengo al punto, secondo me, focale, che anche fa parte del dibattito di questi giorni. Cioè, nel DEF, nonostante nell'introduzione dell'assessore si dica che il DEF si sviluppa in quella circolarità fra programmazione strategica, risultati conseguita e reindirizzamento delle scelte politiche, non troviamo una, e dico una parola, che faccia riferimento alla necessità di una richiesta da parte della Regione Emilia-Romagna di maggiore autonomia. Cioè, nel DEF, che è datato 28 giugno 2017, ovviamente viene creato in un periodo più lungo, però è pubblicato il 28 giugno del 2017, non c'è una sola parola riguardo all'autonomia. 15 giorni dopo, 20 giorni dopo, il Presidente Bonaccini invece fa un annuncio in cui dice che c'è una profonda necessità da parte della Regione Emilia-Romagna di richiedere maggiore autonomia. Infatti, se andiamo a guardare sul minisito Autonomia R, che fra l'altro è nato magicamente in una notte, il giorno dopo che ci avete presentato il documento in assemblea, e in commissione, scusate, e appunto le dichiarazioni del Presidente sono proprio di metà, di inizio luglio, per inciso fra l'altro immediatamente la prima citazione stampa è quella del sindaco di Cesena, che si accoda alla richiesta del Presidente Bonaccini, un noto autonomista romagnolo, il sindaco di Cesena, va bene. Però su questo, e quindi al di là della polemica, a me fa specie questa discrasia, questa scissione, cioè da una parte la programmazione e l'analisi, che riconosco è anche ben fatta, che delle esigenze dello sviluppo della nostra regione, e dall'altra però non si accenna neanche di striscio appunto alla necessità di maggiore autonomia. Eppure ci sono i capitoli che parlano dell'internazionalizzazione delle imprese, che parlano della qualifica professionale, che sono della ricerca, che sono aspetti che poi vengono sviluppati in quel documento di indirizzi. Questo appunto a me lascia sempre quell'amaro in bocca, quello strano sapore in bocca, che non riusciamo ancora a inquadrare se si tratti di una boutade o di un bluff questa richiesta di autonomia. Per questo noi siamo ancora molto critici sul metodo. Prima l'assessore diceva bene l'astensione ieri in commissione. L'astensione ieri in commissione è data al mandato del Presidente Pompignoli a portare in Assemblea una risoluzione sulla quale noi personalmente
visto che il metodo non ci piaceva, abbiamo molto e avremo molto da ridire riguardo soprattutto all'iter e al coinvolgimento dei cittadini. Come sempre però noi siamo critici ma propositivi, perché anche noi, l'ha già detto il capogruppo stamattina, vediamo come positivo il ragionamento sull'autonomia. Quindi se è un blef o meno siamo disposti ad andarlo a vedere. Però alcune condizioni che vi abbiamo già spiegato in commissione sono quelli di un maggior coinvolgimento dei cittadini, ma questa è un'altra discussione che faremo in un'altra sede. Perché comunque anche noi crediamo che la società, i cittadini e le imprese, l'insieme della comunità emiliano-romagnola, possa guadagnare da una maggiore autonomia. Sicuramente no dall'indipendenza dallo statuto speciale, come ad esempio sottolineano i colleghi della Lega. Però questo ragionamento va fatto su due pilastri. Uno è quello del coinvolgimento dei cittadini, appunto, ma questo ne parliamo in altra sede. Un altro è quello dell'analisi. E allora, l'analisi, che è ben fatta nel DEF, manca. E secondo noi, quindi, nel DEF, e per questo abbiamo proposto un ordine del giorno, bisogna colmare questa mancanza. E quindi noi vi chiediamo di prevedere nell'aggiornamento del DEF o un aggiornamento del DEF che contenga almeno degli elementi o dei dati che ci dicano un'ipotesi di impatto di questa richiesta di autonomia, che impatto può avere dal punto di vista della programmazione economico-finanziaria, perché nel DEF noi programmiamo 2018-2020 e l'impatto di una richiesta di maggiore autonomia dal punto di vista della programmazione economico-finanziaria c'è, e fra l'altro noi in questi giorni in commissione chiedevamo proprio dei dati. Quindi secondo noi di qui a poco tempo, noi vi diamo 30 giorni, poi vedete come volete giocarvola rispetto al nostro ordine del giorno, chiediamo che ci sia un addendum che affronti l'aspetto autonomia, perché ci sono già le parti dentro al DEF che appunto che parlano di internalizzazione, che parlano di sanità, che parlano di lavoro, che vanno integrate con le richieste di maggiore autonomia, e quindi appunto vi chiediamo di aggiornarlo e di inserire lì dentro gli indirizzi e le scelte di programmazione. In questo contesto, quello dell'autonomia, dicevo prima, apprezzo il fatto che abbiamo inserito, che avete inserito gli indicatori del BES, e qui presentiamo un altro ordine del giorno perché riteniamo che quegli indicatori, ovvio, vanno rapportati alla realtà nazionale, ma vanno rapportati anche ad un contesto che è quello delle regioni del nord e del nord-est, che non a caso sono quelle che stanno chiedendo maggiore autonomia. Queste regioni, che hanno l'ambizione di essere, diciamo, le locomotive della nostra nazione e che per questo, forse proprio per questo, richiedono una maggiore autonomia, io penso che con queste dobbiamo fare anche il raffronto. Quindi ci sono vari dati che ovviamente ci mettono e ci rassicurano guardandoli nel contesto nazionale, ma secondo me nel contesto delle regioni che trainano maggiormente lo sviluppo della nostra nazione, probabilmente potremmo trarre degli spunti e degli indirizzi che ci aiutano a orientare meglio anche le politiche della nostra regione. E quindi appunto su questo vi proponiamo di aggiungere anche un focus appunto sul confronto. In qualche zona, diciamo, in qualche periodo del DEF qualcosa è accennato, ma nell'analisi specifica dei dati no. Ad esempio, se io prima si citavano, mi sembra, l'uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione, ovviamente rispetto alla media italiana siamo avanti, ma può darsi che rispetto al confronto con le regioni del nord e del nord-est questo confronto non sia così vantaggioso. Venendo ai dati, un paio di sottolineature rispetto ai dati che faceva già il consigliere Boschini, che in alcuni aspetti sicuramente sono positivi, però alcuni aspetti secondo me vanno sviluppati e vanno affrontati, perché il tasso di natalità delle imprese che risulta basso, e il fatto che nelle aziende agricole, voi in commissione spesso abbiamo parlato dei cacciatori che invecchiano, come se fosse un tema importantissimo. Secondo me è molto più importante il fatto che invecchiano gli imprenditori delle aziende agricole. Quello sì è un fatto importante.
e su questo dico qualcosa anche dopo, e quindi e il tasso di innovazione del sistema produttivo che anche qui non è altissimo. Chiudo, grazie Presidente. E un altro aspetto, prima si parlava di immigrazione e di migrazione, ad esempio il fatto che abbiamo molti, comincia a esserci una tendenza di giovani emiliani e romagnoli, come succede in Italia, che stanno emigrando, e questo è un dato che deve essere analizzato, e anche su questo vi proponiamo un ordine del giorno. Dal punto di vista politico poi però ovviamente non possiamo non sottolineare che negli obiettivi su questo nasce sicuramente la distanza, perché mentre voi parlate di sviluppo di grandi infrastrutture, noi su quello siamo molto critiche e non le vogliamo. Idem sugli aspetti dell'ambiente e della gestione dei rifiuti. E su alcuni obiettivi vi vediamo sicuramente troppo tiepidi. Io parlavo prima appunto dell'agricoltura, è vero che abbiamo nel PSR il fondo per i giovani agricoltori, ma è una forma di sostegno che arriva, che si ripete ormai da tanti anni, e quindi probabilmente bisognerebbe pensare a qualcosa di nuovo, come idem nell'agricoltura biologica. Ci limitiamo a registrare che sta aumentando, abbiamo messo qualche finanziamento, ma noi sicuramente avremo spinto a manetta su quello, perché è sicuramente un traino di sviluppo e un miglioramento dell'impatto ambientale e della salute. Grazie Presidente.